Ultima parte del ritratto di Caterina. Incitabant preterea corrupti civitatis mores, que pessuma ac divorsa inter se mala, luxuria atque avarizia vexabant. Quindi lo spingevano, lo incitavano, incitavano Caterina, i corrotti costumi della città, quindi soggetto, i corrotti costumi della città, corrupti mores, nominativo maschile plurale, civitatis genitivo di specificazione, incitabant, lo incitavano, lo spingevano, no? Quindi sottinteso lui. Inoltre, preterea significa inoltre. I costumi corrotti della città che due mali pessimi e tra loro opposti. Costumi corrotti che due mali pessimi e tra loro opposti. La lusso e l'avidità opprimevano, funestavano. Costumi corrotti della città che due mali opposti e fra sé due mali pessimi e fra sé fra loro opposti, il lusso e l'avidità funestavano. Quindi incitabant, lo incitavano, incitavano lui. Abbiamo già detto corrupti mores civitatis, è la frase principale. Poi abbiamo una frase relativa con un pronome relativo con valore di complemento oggetto, ovviamente, quos, riferito ai costumi, che potrebbe essere riferito, e in generale riferito anche ai cittadini, perché non sono solamente i costumi, ma in generale i cittadini romani, no? Che sono oppressi, no? Sono funestati da, appunto, da questi mali opposti, tra loro opposti e diversi. Notiamo la grafia arcaica, gli arcaismi, abbiamo pessuma invece di pessima e divorsa invece di diversa. Quindi mala è il soggetto, giusto? Mala è il soggetto di vexabant. Sono questi mali che opprimevano i costumi e che opprimevano i cittadini. Quindi è soggetto nominativo neutro plurale, pessuma e divorsa sono i due attributi del soggetto, no? Inter sé, fra di loro, inter più accusativo, vuol dire anche fra, luxuria atque avarizia, diciamo che sono le apposizioni, no? Apposizioni del soggetto. Il soggetto sono i mali. Quali sono questi mali? Sono il lusso, luxuria, luxuria, infatti, il più delle volte in latino vuol dire lusso, non lussuria. E avarizia, poco abbiamo visto anche, insomma, in lingua toscana, no? Il termine avarizia indica più avidità che non avarizia, quindi di voler possedere a tutti i costi sempre più soldi, sempre più denaro. Vexabant, vexabant è l'imperfetto indicativo di vexo, vexas, vexavi, vexatum, vexare, che vuol dire appunto vessare, cioè opprimere, funestare. Res ipsa ortari videtur, l'argomento stesso sembra esortare, res ipsa, l'argomento stesso di cui stiamo parlando, no? Quindi della congiura di Caterina, sembra esortare, sembra indurre, quindi res ipsa è soggetto nominativo femminile singolare, res, l'argomento in quanto tale, l'argomento stesso, res è soggetto e ipsa è l'attributo, l'aggettivo determinativo. La corruzione di Caterina, la congiura di Caterina, dell'ambiente di cui si è formato, tutto questo qua ci spinge ad esortare, l'argomento stesso sembra esortare. Quoniam de moribus civitatis tempus admonuit, dal momento che l'occasione admonuit ha indotto a parlare, dal momento che l'occasione ha indotto a parlare dei costumi della città, dal momento che l'occasione, il tempus, quindi la situazione, il tempo presente, admonuit, ci ha indotto, sottinteso me, ha indotto a parlare, ha suggerito, ha ammonito, no, admonuit infatti è il perfetto di admonio, admones, admonui, admonitum, admonere, della seconda coniugazione. De moribus è un complemento di argomento, ci ha indotto a parlare riguardo a, riguardo ai, ai costumi corrotti della città, civitatis è complemento di specificazione,
supra repetere, ci ha ammonito. Ecco, attenzione, qua abbiamo la famosa variatio, nel senso che prima admonuit regge un semplice complemento di argomento, qui invece regge un'infinitiva, un infinito, volevo dire. Ci ha ammonito a tornare indietro, supra repetere. Ci ha indotto, ci ha spinto a tornare indietro. Infatti qua sta giustificando gli excursus, la digressione, insomma, che ha fatto, ecco. A tornare indietro, repetere, supra, repetere. L'avverbio supra nel senso di indietro nel tempo, in questo caso. Infinito repetere, dipende da hortatur, ecco. Hortatur generalmente regge ut più congiuntivo, ma in questo caso regge l'infinito. A tornare indietro e a richiamare in breve le istituzioni degli antenati. È ac paucis, con poche parole, a richiamare brevemente, a tornare indietro, richiamare, ripetere, regge sia supra sia questo istituto qua, ecco. Ecco qual è il problema, ripetere. Ripetere, abbiamo tradotto prima tornare indietro e supra ripetere, però anche il significato di richiamare, no? Anzi, ripeto, richiamare, ricercare. Istituta, complemento oggetto, retto appunto da ripetere, ed è neutro accusativo plurale. Le istituzioni, gli istituti, le istituzioni, le cose istituite letteralmente sarebbe, no? Paucis con poche parole, quindi abbiamo detto brevemente. Paucis verbis, sottinteso, sarebbe un ablativo strumentale questo paucis, che poi diventa avverbiale, si può dire. Instituta maiorum, abbiamo detto le istituzioni degli antenati, quindi maiorum è maiores maiorum, è un comparativo che ha proprio però il significato di antenati, spesso sostantivato, diciamo, ha il significato di antenati. Domi militieque è in pace, in guerra. Ecco, notiamo la variatio, proprio questa costruzione di, cioè, insomma, tipica di Sallustio, che per cui, insomma, lo stesso verbo regge due costruzioni completamente diverse. Quo modo rem publicam abuerint, vuol dire quindi come, in quale modo, quindi, loro, sottinteso gli antenati, abbiano amministrato lo Stato, letteralmente abbiano avuto lo Stato. Traduciamo così un po' più liberamente, in che modo loro abbiano amministrato, abbiano tenuto, ecco, se volete, abbiano tenuto lo Stato. Ci ha spinto quindi a ricercare in che modo gli antenati abbiano tenuto lo Stato, abbiano conservato, abbiano amministrato lo Stato. Quindi rem publica un complemento oggetto, quindi quo modo è il verbo abio qua usato come sinonimo di gerere, nel senso di amministrare. Soggetto sottinteso sono gli antenati, che si può desumere dal maiorum di prima, quindi i maiores, in che modo i maiores, cioè in che modo gli antenati abbiano amministrato lo Stato. Et quantam relinquerint, quantum reliquerint, e quanto grande lo abbiano lasciato. Quantum, quanto grande rem publicam, diciamo, no? Quindi quantum sarebbe riferito ancora a rem publicam. Quale grande repubblica, quanto grande repubblica loro abbiano lasciato. Ecco, sia abuerint sia reliquerint sono congiuntivi perfetti, quindi sono delle interrogative indirette e quindi si trovano al congiuntivo. Abuerente è congiuntivo perfetto di abeo, abes abui abitum abere. Reliquerint è il congiuntivo perfetto, sempre la terza persona plurale, di relinquo, relinquis, reliqui, relictum, relinquere. Ut paulatim, come a poco, paulatim è disserere che regge instituta, Quindi mi ha spinto a tornare indietro e a discutere brevemente, a richiamare brevemente con poche parole le istituzioni, quindi dissere
retto da, insomma, sempre da questo Ortaturu, sottinteso, ecco. O da quel Ortari, Anmonuit, eccetera. Va bene, come poco a poco immutata, trasformandosi, cambiando, ex pulcherrima atque optuma, trasformandosi da uno stato bellissimo e ottimo, sia diventato pessimo e vergognosissimo. Sempre ha spinto a discutere come ut, regge questi congiuntivi, sì, congiuntivo perfetto, sempre interrogative indirette. Questo è retto, dipende dall'infinito presente del reggente dissere. Quindi dissere evidentemente può reggere anche un ut più congiuntivo. Allora, come? A poco, immutata. Ecco, attenzione, questo in non ha un valore negativo, assolutamente no. Quindi è come mutata, appunto, trasformata, trasformandosi. Quindi da muto mutas mutavi mutatum mutare è un participio da questo verbo che si è mutata, si è trasformata in negativo. Sì, questo in mantiene un valore negativo, ma non nel senso che nega il trasformarsi, nega il mutare, no, ma nel senso che sottolinea la negatività di questa trasformazione, la negatività di questo cambiamento. Di come quindi? A poco, trasformandosi da bellissima pulcherrima, un'altra grafia arcaica, arcaismo al posto di pulcherrima. Atque optuma, anche optuma, una grafia arcaica al posto di optima. Anche pessuma al posto di pessuma, anche flagiziosissuma invece di flagiziosissima. Sono, come vedete, tutti superlativi e tutti resi con degli arcaismi, ecco. Come quindi? Factasit. Factasit è il congiuntivo perfetto da fio fis factus sum fieri. Come lo Stato sia diventato, come la Repubblica sia diventata da bellissima che era, insomma, sia diventata pessuma at ac flagiziosissuma. Questi sono ovviamente. Allora, ex pulcherrima atque optuma è o ex più ablativo, diciamo. Di origine, no? Mentre invece pessuma ac flagiziosissima sono nomi del predicato, cioè sono predicati nominali o se volete sono predicativi del soggetto, perché il verbo fio è un verbo copulativo che quindi può reggere questa specie di predicativo del soggetto. Cioè può avere il significato di diventare. Ecco, quando ha il significato di diventare, quindi regge il predicativo del soggetto. Infatti pessuma ac flagiziosissima sono al nominativo. Non fatevi ingannare dalla desinenza che è identica perché, insomma, per quanto riguarda il femminile, riferito a Respubblica, insomma, sia l'ablativo sia il nominativo sono in A. Però pulcherrum atque optuma sono ablativi, mentre pessuma ac flagiziosissuma sono nominativi. Come sia diventata, quindi dicevamo congiuntivo perfetto da fio fis factus sum fieri, come i perfetti delle due interrogative indirette che precedono, esprime l'anteriorità, in quanto dipende dall'infinito presente della reggente dissere, regola il tempo direttamente sulla principale videtur. Siccome videtur, la principale, è al presente, l'anteriorità rispetto al presente si rende col congiuntivo perfetto. Ecco perché ci sono congiuntivi perfetti che rendono l'anteriorità rispetto al presente. Come sia diventata da bellissima che era adesso sia diventata pessima e vergognosissima. Dissere, l'abbiamo detto, invece è un altro infinito retto da un admonuit, insomma, da un verbo di ammonizione. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.